Bene, Tommaso, allora mi guidi attraverso l'azienda. Prego, prego, prego. Guarda. Guarda, già noti subito che come entriamo ci sono dei piccoli dettagli che abbiamo curato. Sì. Come le maniglie. Questo mi ricorda il pannello dell'amplificatore. Esatto, non è l'unico dei dettagli. Poi ad esempio abbiamo queste lampade che sono realizzate con dei telai. Questa è la prima generazione del PH10, quando utilizzavamo un profilato di alluminio intero, quindi era uno chassis monoscocca. E questi sei in particolare non era possibile utilizzare per produzione, quindi l'abbiamo utilizzati come lampade. Esatto. Però vedo una cosa lì che non mi sembra proprio inerente al vostro lavoro, ma cos'è? La zona benessere per le persone che lavorano qui da voi? La piscina? Questa è per tutti i clienti, che possono venire a farsi un bagno, ma la piscina in realtà ha un duplice uso, quindi questo spazio che è un po' l'entrata principale è utilizzato come galleria d'arte, quindi lo utilizziamo spesso per allestire eventi, quindi la piscina fa parte dello spazio e poi viene utilizzata da noi dipendenti durante la settimana quando fa un po' più caldo. Quindi è a scopo ludico, ma anche serve un'altra ricreativo. Funzione che è quella di aiutare, in questo caso, a organizzare eventi per mostrare queste opere d'arte che fanno parte della Fondazione per le Arti, la Fondazione Golnot per le Arti, che dà visibilità a artisti toscani, specialmente che operano a Firenze. Quindi c'è un misto di arti visive, fotografia, arti plastiche e l'intero spazio quindi funziona un po' come una galleria, uno spazio espositivo che riesce a dare maggiore visibilità a questi artisti che vivono all'interno della Toscana. Molto bello. Quindi l'intera azienda è stata progettata per accomodare due tipi diversi di flusso. Quello delle persone, quindi quello che adesso noi stiamo seguendo, cioè chi lavora in ufficio, i visitatori, i nostri clienti, e quello invece dei componenti e dei prodotti finiti. Questi due flussi non si intersecano, ma sono spesso a contatto e traspirano attraverso queste pareti di vetro, e quindi non hanno solo la funzionalità estetica, ma servono a portare luce all'interno degli ambienti e anche a visivamente monitorare quali sono le attività che avvengono all'interno dell'azienda. Quindi noi in questo momento ci stiamo avventurando all'interno del cuore dell'azienda, seguendo il flusso dedicato alle persone. Quindi ci troviamo ora sul primo piano, abbiamo la nostra sala principale, sala meeting, ala degli uffici, reparto ricerca e sviluppo e produzione. E questi due flussi sono pensati per essere appunto tangenti, ma non intersecarsi. E questo perché siamo un'azienda che si basa sulla filosofia produttiva lean. Lean nel senso che andiamo a cercare di evitare sprechi. Quindi tutte le volte questi due flussi si intersecano, si crea il rischio di confusione di uno spreco. Quindi cerchiamo di gestire tutto in maniera più agile ed efficiente possibile. E questo è un po' il centro operativo dell'azienda. Quindi qui è il piano su cui avvengono tutte le attività di marketing, di sviluppo, commerciale, dove si trova l'ufficio di Maurizio e il laboratorio di ricerca e sviluppo. Quindi qui ci poi tra l'altro avete anche una bellissima vista sulle colline, le colline del Chianti queste, giusto? Giusto, perché siamo all'ingresso, proprio siamo alla porta del Chianti, quindi dove inizia la regione del vino. Oggi è una giornata un po' grigia, ma giornate di sole sono particolarmente piacevoli e apprezzabili. Beh, e questa è un po' la stanza principale per tutte le riunioni che coinvolgono l'intera azienda. E anche la stanza in cui abbiamo un sistema top di gamma a vista, in questo caso con X75, quindi diffusori top di gamma in foglia oro, Bellagio Conquest con due bracci sempre in foglia oro, e poi elettroniche della linea 1000 e giradischi Mediterraneo. Bello. Poi sono anche finiture un po' esotiche. Spesso la domanda che mi fanno è: ma questa finitura è dedicata solo ai mercati esteri? Esatto. E io ti direi sì, in generale è molto apprezzata all'estero, ma il motivo principale per cui l'abbiamo pensata non è tanto per il mercato estero, ma è più per omaggiare la tradizione fiorentina, quindi la foglia oro che veniva applicata a mano durante il Rinascimento
vive un po' in questa finitura, che è un modo per, di nuovo, tramandare la storia all'interno di un design più contemporaneo. Ci porti? Adesso ci spostiamo all'interno dell'ufficio di ricerca e sviluppo. Eccoci. Che è un po' il cervello dell'azienda, quindi dove tutti i prodotti vengono sviluppati, disegnati, realizzati, e infatti ci sono diversi prototipi in questo momento tra diffusori, elettroniche, giradischi, perché lavoriamo internamente su tutte le categorie di prodotto. Qui vedi i lettori CD, integrato della serie 10, IS10, stream della serie 10. Qui è proprio il laboratorio, il cuore pensante in sostanza, o il cervello pensante. Esatto. La cosa più importante in assoluto è che come azienda cerchiamo di curare tutte le fasi, quindi dal design di prodotto allo sviluppo dell'elettronica, allo sviluppo della meccanica, allo sviluppo dei componenti che vanno poi a trovare applicazione all'interno dell'elettronica internamente. E questo dà la possibilità di avere un controllo fino ai minimi dettagli sullo sviluppo, poi sull'implementazione, quindi la prototipazione. Una cosa che secondo me è particolarmente interessante, visto che siamo nel 2024, l'utilizzo della stampa 3D, che nel nostro caso trova applicazione sia per la prototipazione rapida, quindi tutte le volte che dobbiamo creare dei componenti meccanici, fare test in maniera molto molto veloce, che per la produzione di alcune parti delicate che svolgono compiti specifici all'interno di quindi riusciamo a produrre in casa. Bene. Ci spostiamo in produzione. Wow! Che vive naturalmente a stretto contatto con l'ufficio tecnico, motivo per cui di nuovo si ritrova all'utilizzo del vetro. La produzione, che è un po' il fiore all'occhiello, perché è estremamente organizzata, estremamente efficiente e, cosa che io apprezzo particolarmente, estremamente pulita. Sì, noto ogni area è estremamente specifica per la produzione di quel componente. Ad esempio qua trovi i diffusori e hanno bisogno di più spazio, essendo più voluminosi, e quindi hanno un'attrezzatura dedicata, carrelli dedicati, banchi di lavoro dedicati e una sala test dedicata. Quanto riguarda l'elettronica, invece, i banchi possono essere più compatti. Analogico, che a sua volta dispone di equipaggiamento completamente diverso, test di collaudo diverso, test di burn-in e procedura di burn-in completamente diverso, e poi abbiamo alcuni banchi per lavorazioni speciali come il laser. Mm-hmm. Il laser che viene utilizzato principalmente per l'incisione del nome del prodotto sui pannelli frontali, l'incisione dei numeri seriali, ma anche la pulizia delle superfici. Quindi sul metallo con il laser si va a rimuovere il primo strato per assicurare che la messa a terra sia corretta, specialmente quando facciamo i bracci. Tommaso, adesso entriamo nella parte progettuale, nella parte commerciale e di marketing. Ma questa tromba cosa rappresenta? Il vostro simbolo, se non sbaglio? Questo è il nostro logo, o meglio, questo è lo strumento che si trova all'interno del logo. Ed è una storia divertente perché originariamente questo strumento è stato sviluppato in Toscana dalla popolazione locale, quindi gli Etruschi, che risalgono a prima dell'Impero Romano. Dopodiché, ovviamente, i Romani, come sappiamo, hanno conquistato l'intero territorio e si sono appropriati anche di questo strumento, che era utilizzato principalmente in battaglia per coordinare le legioni. Quindi è pensato per essere portato a spalla, inclinato, e tramite l'ausilio della manopola, che può essere trasformata anche in oggetto contundente nel caso le sorti stiano versando nel peggiore dei modi, può essere utilizzato per segnalare alle legioni esattamente come spostare sul campo di battaglia, perché una delle grandi, questa è un po' la mia passione personale, ma una delle grandi invenzioni dell'impero romano è la logistica sul campo di battaglia. Quindi essere in grado di potersi coordinare anche a lunga distanza tramite
l'acustica, quindi tramite segnali acustici, permetteva di essere estremamente agili, quindi estremamente efficienti sul campo di battaglia, ed è diventato un po' il nostro simbolo perché racchiude così tanti significati, un po' la nostra storia, il futuro, il fatto di voler essere efficienti, il fatto di riuscire a attingere le tradizioni, il fatto che tramite l'ausilio di, in questo caso, semplicemente elementi acustici, si riesce a decidere le sorti di quello che è effettivamente all'epoca era il mondo. Insomma, è pieno di significato che secondo me contraddistingue un po' quello che stiamo cercando di fare oggi, a parte conquistare il mondo. Va bene, proseguiamo. Quindi qui abbiamo ufficio marketing e commerciale. Ci spostiamo ora all'interno dell'area dedicata agli uffici, che sono un po' dove nascono le idee del prodotto. Questo è principalmente appannaggio di Maurizio, che come sicuramente vi avrà raccontato praticamente è nato nel mondo dell'audio, è cresciuto nel mondo dell'audio, quindi lo respira, lo vive ogni giorno, ed è la nostra officina delle idee. Poi abbiamo marketing commerciale che riescono a coadiuvare e a trasformare quelle che sono le idee in azioni e prodotti. Abbiamo un paio di sale dedicate all'ascolto, qui c'è un sistema della linea 10 e c'è funzione nuovo, e qui trovi CD10. Il nuovo CD10 CD10 e IS10 integrato nella linea 10 con A3 Evo 2 e valore 425 plus con PH10 per la sorgente analogica. La cosa interessante di questa stanza è che ha un duplice scopo, quindi è una sala ascolto ma è anche un esperimento di ricostruzione di una sala ascolto, così che i nostri tecnici possano effettivamente avere l'esperienza di utilizzare un impianto audio e in qualche modo calarsi nei panni di chi si trova a casa e sta utilizzando un oggetto come CD10 o come un integrato della linea 10. Quindi sono un po' la ricreazione virtuale dell'ambiente casalingo tipico. Bene. In più ci sono ancora un po' di quelle opere che abbiamo visto che fanno parte della Fondazione per l'Arte. Adesso dove è che ci troviamo? Adesso ci troviamo sul secondo piano, dove abbiamo contabilità e risorse umane, e una cosa molto carina è che ritrovi di nuovo i pannelli laterali. Lo vedo. Esatto, che sono stati trasformati nelle insegne per gli uffici. Scendiamo ancora? Andiamo ancora, raggiungiamo il piano terra. Quindi abbiamo concluso adesso il flusso dedicato, la visita del flusso dedicato alle persone, e ci possiamo spostare nell'area dedicata ai componenti e ai prodotti finiti tramite la porta segreta. Vedo, porta segreta. Quindi abbiamo un totale di 3 magazzini all'interno dell'azienda, di cui quello che vediamo adesso è il magazzino principale. Gli altri due sono dedicati, una ai materiali per l'imballaggio e l'altra a componenti specifici, specialmente per diffusori. Quindi qui è dove viene stoccato tutto il materiale e il flusso del materiale è stato pensato per avere un'accettazione, controllo qualità, stoccaggio. Dopodiché la produzione emette degli ordini di produzione giornalmente. Il materiale viene caricato su dei carrelli che sono realizzati di nuovo qui in Toscana sul nostro disegno e viene trasportato dal magazzino alla produzione. Dopodiché il prodotto viene assemblato, testato elettricamente, testato in maniera funzionale, quindi in base al tipo di prodotto, sto parlando di uno streamer, di un lettore CD o di un giradischi, testato in maniera funzionale, dopodiché si effettua un burn-in che può variare nella durata, dipende dal tipo di prodotto e dal tipo della serie, e il prodotto finito poi scende di nuovo in magazzino e si sposta nella logistica. Red Bull di Golden Hot. Red Bull di Golden Hot. Che ricetti di Golden Hot con la foglia d'oro lì. Davvero? Eh sì, è d'oro. Direi che possiamo anche salutarci e ringraziare Maurizio, ringraziare Dolfi, e alla prossima. Grazie a tutti. Buona. Poi tuffi in piscina, certo, quello non manca.